Quindi adesso sono, sì, mancano due alle 6:30. Siamo in diretta. Ah, sa perché? Ok, allora ci siamo. Allora, ciao Romana, vedo. Bene, Baruch Hashem. Ecco, bene, 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 benissimo. Allora, shalom, buonasera. Anche se ero lontano in Sudafrica, vi ho pensato tanto e il pensiero non ha dei limiti. Anche uno si trova a lontanissimo estero, però siete vicino nel mio cuore. E vorrei ringraziare la Romana, la Rosana, Antonio, che loro mi hanno chiamato quando siamo tornati ieri, mi hanno chiamato, mi ha dato tanto, tanto piacere. Oh, anche Nico. Shalom. Ciao Ciccio, ciao Shalom. Ciccio. Allora, riprendiamo le lezioni come è nostra abitudine. Allora, come nostra abitudine, voglio ricordarvi che vi voglio tanto tanto bene perché siamo tutti proprio amici, soci, abbiamo tutti dell'energia di Hashem che ci dà la vita, quindi siamo tutti fratelli e sorelle e il nostro compito è di fare rivelare questa nostra profonda verità e così veramente vivremo con tanta piacere, con tanta pace, con tanta crescita per dare tanto piacere ad Hashem. Allora, noi questo Shabbat leggeremo Parshat Kedoshim. Parshat Kedoshim si trova in Levitico, capitolo 19, nei nostri Chumashim, pagina 446. Allora, veramente devo di nuovo ringraziare Romana, Rosana, Antonio, Nico che mi hanno chiamato appena che sono tornato e veramente vi voglio tanto tanto bene. Ok, anche Marco di Varese mi ha dato tanto piacere dalla telefonata e che Hashem vi benedica. Però oh, più di 800 followers, 4, diciamo di 800 e neanche 0,0005%. Non lo so. Io, Marco mi ha chiamato oggi di Varese, è un grande piacere che vedo che c'è la gente che veramente hanno un cuore vivo e mi dà tanto piacere. Ok, allora l'ultima volta che ti voglio bene, Ciccio. È l'ultima volta che eravamo insieme. Allora abbiamo parlato di Pesach e faccio un piccolo riassunto. Torah, che è la parola detto da Hashem a Moshe Rabbeinu, è proprio la parola, il pensiero di Hashem è attuale oggi
2022 come era attuale nel 3330 qualche cosa anno fa, quando Hashem ci ha dato la Torah sulla promulgazione della Torah sul monte di Sinai. Hashem non ha dei limiti, Hashem non ha delle restrizioni, la parola di Hashem è vivo, attuale. Ogni precetto che c'è nella Torah, specialmente quando si parla delle nostre solennità, parlando di Pesach, non è che noi festeggiamo questa solennità per commemorare, per ricordare quello che è successo 3330 qualche cosa anni fa. Noi dobbiamo rivivere quello che è successo 3300 anni fa, dobbiamo rivivere, riacquistare tutto quello che abbiamo acquistato allora, ma in una maniera ancora più forte. Se non era così, ma era soltanto per commemorare, allora oggigiorno che abbiamo Hollywood, abbiamo Cinecittà, e ci sono dei maestri, dei rabbini che possono spiegare tutto quello che c'è scritto nei nostri, diciamo, letteratura sacra, e allora non si deve fare tutta questa fatica per prepararsi per Pesach, diciamo, buttare via tutto, vendere tutto la pane lievitate, fare la pulizia, che la gente diventa matta, comprare questi mazzot che ti danno problemi col stomaco. Potevamo mangiare popcorn, sedersi sul divano, comprare un bel, diciamo, filmino con bei attori e bella attrice, vestito decentemente, sì, e sentivamo di più magari questa solennità di Pesach. Invece dobbiamo proprio fare tutto quello che è l'abitudine, la tradizione ebraica, perché non è soltanto per ricordare, dobbiamo rivivere. E come abbiamo spiegato, rivivere uno deve faticarsi. Easy come, easy go. Se viene facile, allora va via anche facile. Se uno si fatica, e allora, però nel momento, nel modo giusto, allora c'è la possibilità che qualcuno sentirà qualche sincero, vero sentimento di Pesach, Shavuot, Sukkot, eccetera, come sarà spiegato. Allora, parlando di Pesach, allora, cosa è successo di Pesach? Pasqua ebraica. Allora, Pesach, siamo usciti, milioni di persone, da un paese che non c'era la possibilità di scappare via neanche una persona. Qui milioni di persone escono durante il giorno, e allora se noi cerchiamo di avere un nome per questa solennità, allora il nome più ovvio che dovrebbe arrivare nella mente di ogni persona, allora la festa della libertà, perché siamo diventati un popolo libero. Non c'era ancora l'ONU, però eravamo primo schiavi sotto dominio degli egiziani, invece siamo arrivati a essere liberi e siamo usciti, eccetera. Invece ci sono diversi nomi e neanche un nome è la solennità della libertà, la festa della libertà. Viene chiamato la solennità di Pesach, che corrisponde, Pesach vuol dire assaltato. Non c'erano ancora, diciamo, i
atleti, diciamo, come si chiama questo, che si fa, diciamo, Atletica, legge, salto. Gli atleti? ogni 7 anni. Le Ah, cioè, non Olimpiadi. c'erano ancora le Olimpiadi. E allora, che cosa è questo saltare? Allora, la notte prima che siamo usciti dall'Egitto, allora, per fare capire agli egiziani che non si scherza, allora sono stati ammoniti che se loro non mandano via gli ebrei avranno la morte dei loro primogeniti. E allora a mezzanotte, quando l'angelo della morte ha ricevuto, diciamo, l'ordine di Hashem di colpire le case egiziane, e allora gli ebrei erano ad un livello immorale in tutti i sensi, e non c'era grande differenza fra ebrei e non ebrei, anche se questi erano schiavi e questi erano i dominanti. E allora, quando l'angelo della morte è arrivato a una casa ebraica, e allora si è messo col suo cellulare: Hashem, faccio visita anche in questa casa. No! Salti in questa casa ebraica! Non l'ha detto Hashem all'angelo della morte: passi in questa casa, salti! La differenza fra saltare e passare, quando uno salta deve utilizzare molto più energia. Vuol dire che Hashem ha detto all'angelo della morte: devi saltare anche se non è al 100% corrispondente alla verità, lo salti, fai uno sforzo di non entrare in una casa ebraica. E allora, questo nome che noi conosciamo come Pasqua Pesach vuol dire far ricordare agli ebrei che erano molto lontano di essere persone veramente a posto. Hashem ha dovuto ordinare di saltare, fare uno sforzo per non entrare nelle case ebraiche. E proprio viene chiamato anche gli altri nomi, però adesso non entriamo, perché abbiamo già parlato. E allora, quando si parla di avere libertà, loro hanno raggiunto un vero senso di libertà dopo 7 settimane, quando si sono riuniti al piede del monte di Sinai, nel deserto di Sinai, e allora loro lì hanno raggiunto, dopo 7 settimane, un vero senso di libertà. E libertà vuol dire raggiungere uno stato che uno raggiunge il massimo della sua possibilità naturale, spirituale e materiale. Dove vediamo questo? E allora, se guardiamo nel Pentateco, Esodo, capitolo 19, brano 2, Esodo 19:2, pagina 270. E allora era il capo del mese, del terzo mese, il mese di Sivan, sono arrivati al piede del monte di Sinai. Dice il brano 19:2. Vaissum Refidim, hanno viaggiato da Refidim, dove loro hanno combattuto contro il popolo kamikaze Amalekim.
Ma Yavo e sono venuti Midbar Sinai nel deserto di Sinai. Parliamo di 3-4 milioni di persone. Vayachanu e si sono accampati, ognuno aveva la sua tenda, Bamidbar nel deserto. Allora si parla da tutto il popolo, quindi sono venuti e si sono accampati. Poi nello stesso brano, Vayichan Sham Yisrael si è accampato neged har di fronte alla monte. Ma scusi, Hashem sa grammatica ebraica. E allora si parla nello stesso brano, sono venuti e si sono accampati, e nello stesso brano parlando delle stesse persone, vayichan sham si è accampato in singolare di fronte al monte. Ecco perciò è necessario studiare la Torah, la Bibbia, il Pentateco, non come un giallo che è interessante, ma deve essere studiato, perché ci sono tantissimi particolari. Se uno non ha un maestro, se uno non ha i libri specifici, è difficile di capire come mai nello stesso brano viene usato per il popolo primo plurale e poi il singolare. Dice l'Agmara, si è accampato perché il popolo hanno raggiunto un livello di essere proprio uniti uno con l'altro, anche se ogni persona è diversa dall'altra, non ci sono due persone che sono uguali, però regnava un'unione meravigliosa quando erano di fronte alla monte. Com'è possibile questo? Perché tutte le differenze fra una persona e l'altro sono per cose, diciamo, superficiali. Il vero esistenza di ogni singola persona è la sua anima. L'anima è una parte integrale di Hashem onnipotente. Abbiamo tutti la stessa anima. Siamo tutti uguali, siamo fratelli e sorelle, come abbiamo parlato ogni settimana. Loro hanno raggiunto questo livello di sentire che la loro esistenza era solamente l'anima. Il corpo è come la carrozzeria. E allora non ha nessuna importanza, uno ha un Lexus, però non ha la batteria, è ferro. Cosa è la parte più importante di qualsiasi cosa? È l'anima, l'energia. E questo era il livello quando gli ebrei hanno raggiunto dopo 7 settimane, proprio davanti al monte di Sinai. Ecco perciò, siccome erano a questo livello, Hashem era pronto di dargli la Torah, il suo insegnamento, perché aveva qualcuno con chi parlare. Quando sono usciti dall'Egitto erano ad un livello immorale così basso, non si può vendere a eschimese dei bikini, e non si può, diciamo, vendere dei pellicci di bisone a uno che sta lì proprio all'equator. E allora, certo, se uno pensa solo ai suoi interessi materiali, non gli serve la Torah, come vediamo oggi.
al mercato, anche siamo verso la fine di Covid, pieno zeppo, però anche quando c'era Covid, diciamo con le mascherine eccetera, nel supermercato c'era sempre tanta gente e si doveva, diciamo, fare distanza di un metro. Al tempio non c'è questo problema, perché anche se uno faceva 5 metri da distanza uno all'altro, diciamo, non c'era, diciamo, il numero di partecipanti come si deve, perché Covid, 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 perché la gente disinteressa della parte spirituale, della parte vera della persona. Purtroppo è così, però speriamo e cerchiamo di cambiare questa situazione. Allora, qual è il periodo di queste 7 settimane che è fra l'uscita dall'Egitto Pesach e la solennità della promulgazione della Torah di Shavuot, che hanno raggiunto il massimo che proprio la Torah ci racconta proprio in Esodo capitolo 20, capitolo 20, brano 15, brano 15. Allora, Esodo 20, 15. Allora, dice il brano, Torah, ogni parola, Torah vuol dire insegnamento, non vuol dire, pagina 276. E allora, Torah viene tradotto male come Bibbia. Bibbia viene dal libro, diciamo, un insieme di carta. Torah vuol dire insegnamento. È un insegnamento come dobbiamo vivere. Allora, ogni informazione è un insegnamento come vivere. E ci racconta la Torah, in brano 15, V'chol ha'am, e tutto il popolo, roim, vedevano. Purtroppo, in quei tempi non c'erano ancora i medici, non c'erano tutti gli sviluppi, diciamo, che ci sono oggi, ma tra milioni di persone con tutte le malattie, eccetera, normale che ci sarà qualcuno che è cieco o qualcuno che è sordo. Invece, siccome loro si sono, diciamo, faticato di fare la volontà di Hashem, di raggiungere il loro massimo, che hanno raggiunto proprio di Shavuot, come abbiamo detto, che ognuno si sentiva unito col prossimo, allora fa effetto anche sul corpo materiale. Tutto il popolo, non esiste uno che non vedeva. E poi Rashi dice che non è soltanto per la vista, ma anche, guardiamo Rashi, Rashi è nel allora Rashi proprio su questo brano 15, che 15 chiede, come sappiamo che non c'erano neanche una persona sordo, c'è scritto tutto il popolo dicevano faremo la tua volontà venishma e ascolteremo i tuoi istruzioni, e c'è scritto tutto il popolo. La Torah corrisponde al 100% di verità.
vuol dire che non c'era neanche una persona ammalata. E dice la Gmarà, si è proprio andato in pensione la morte. Siccome gli ebrei hanno raggiunto questo livello di perfezione, non serve più la morte. La morte che abbiamo acquistato con il peccato di Adamo ed Eva, Hashem, quando lui ha creato Adamo ed Eva, ha voluto che loro vivranno in eternità, però quando hanno sbagliato con il loro peccato, lasciare persone peccatori che continueranno, che così si aumenteranno il male, non è la cosa migliore. Allora perciò, per mettere dei freni a, diciamo, i sviluppi della gente da parte del loro corpo animalesco, allora Hashem ha decretato la morte. Però quando gli ebrei hanno raggiunto il massimo che una persona potrebbe arrivare davanti al monte di Sinai di Shavuot, non serve più morire. Non serve più. Allora Hashem ha mandato in pensione l'anima, l'angelo della morte, però purtroppo ha durato poco questo periodo perché 40 giorni dopo hanno peccato con vitello d'oro, di nuovo sceso in fondo, e allora Hashem ha dovuto richiamare dalla pensione l'anima, l'angelo della morte. Allora, quindi, come hanno raggiunto gli ebrei questo sistema di essere padroni di loro stessi e raggiungere un livello della loro natura, vuol dire di sentire che la parte spirituale, l'anima, è la parte principale del corpo, era in queste 7 settimane. E queste 7 settimane abbiamo ricevuto un ordine di Hashem di contare dal giorno dopo il primo giorno di Pesach, prendere 2,5 kg d'orzo e dedicare questi 2,5 kg di orzo sull'altare e contare 49 giorni finché arriverete al monte di Sinai. Orzo è un cibo animalesco. Mi ricordo quando siamo arrivati a Milano 1970, allora c'era proprio vicino a Porta Venezia, c'era uno zoo e avevamo Baruch Hashem diversi figli di età, diciamo, giovanile. Allora, durante un weekend, quando non c'era scuola, allora portavamo i bambini allo zoo di là, diciamo, in Corso Venezia. E c'era un grande cartello: non date agli animali del pane. Allora, scusi, miei bambini gli piacciono, diciamo, la parte soffice del pane, invece, diciamo, la parte un po' duro mangiavo io, ecco perciò sono un pochino, diciamo, arrotondato, però, diciamo, non posso mangiare tutto, e allora volevo portare allo zoo e dare agli animali. E allora ho chiesto ai guardiani: ma perché? È inutile di buttare via. Non c'era in quei tempi, cioè, la divisione, diciamo, l'umido, questo, l'altro. Allora mi hanno spiegato perché il frumento per gli animali è proprio molto nocivo. Loro mangiano soltanto orzo. Ma chi mangia pane di orzo? Magari qualcuno che ha qualche fissazione nel cervello, però. E allora c'erano pochi dei corbanotti, dei sacrifici che erano fatti d'orzo, perché orzo è un cibo animalesco.
E chi portano questi sacrifici sono persone umane, ma le persone umane mangiano frumento, grano. E allora questo era uno dei sacrifici che sono fatti proprio d'orzo. C'era un altro corban fatto d'orzo, una donna che si vede che non ha vissuto molto con amore con marito non gli dava abbastanza, diciamo, coccoli, allora lei cercava i coccoli da qualche altra parte. Il marito ha detto: cara mia, tu sei mia moglie, o che ci divorziamo, però prima del divorzio non voglio che tu entri in casa di Pinco Palino, eccetera, eccetera, eccetera. E lei non ha ascoltato, e c'erano dei testimoni che hanno visto che questa signora sposata è entrata in questa, diciamo, casa con questo sconosciuto che il marito l'ha avvertito. Però non si sa, non c'erano ancora, diciamo, come si chiamano? Telecamere. E allora non si sa che cosa è successo con questa donna. E allora una persona che ha una moglie che non è sicuro che è proprio dedicata a lui, allora c'è un processo che viene chiamato sotà, una donna che si è un pochino allontanato dalla strada giusta. Non sei contento, vai dal giudice e ti daranno, diciamo, permesso di ricevere un divorzio. Da noi ebrei esiste il divorzio, purtroppo. È umano che ci sono delle persone che non hanno, diciamo, la forza di fare compromessi, perché matrimonio non vuol dire prendere. Matrimonio vuol dire dare. Quando si parla dell'atto intimo che c'è fra moglie e marito dopo sposalizio, viene parlato nella letteratura ebraica Tashmish Hamita, il servizio del letto. Quando tu hai il momento più intimo con la tua moglie, che cosa deve essere nella tua mente, sia dell'uomo sia della donna? Di fare servizio. Moglie, ti piace questa? Moglie, vuoi questa? La moglie, vuoi questo? Non è mi fai, perché pensi a te stesso. Questo è l'idea ebraico di matrimonio, è di dare. E quando uno dà, ed è una strada a due sensi, allora continua il matrimonio e l'amore continua e cresce fino a 120 anni. Allora, questa signora che non ha vissuto il matrimonio nel modo giusto, allora lei, c'era tutto un processo e lei doveva, il marito doveva portare per la sua moglie, che era in dubbio se era fedele o no, allora portava un corban, un sacrificio d'orzo. Spiega la Gemara perché d'orzo è l'unico, oltre a Pesach, che hanno, diciamo, sacrificato l'orzo, 2,5 kg di orzo, non c'era un altro corban d'orzo, soltanto questa donna infedele, un uomo, diciamo, in quei tempi quando una persona c'era la possibilità di avere la testa e il cuore a posto, allora c'era la possibilità che un uomo poteva sposarsi con 2, 3 o 4 mogli. Non poteva sposarsi con 2, 3, 4 mogli, far mancare alla prima moglie quello che lei era abituato. Però se lui era forte, mangiava bistecco tutti i giorni e lui aveva, diciamo, un buon lavoro, high tech, o non so, era dentista, qualche cosa, e allora poteva anche mantenere 4 mogli. Allora che
l'uomo non era fedele, lui non deve chiedere neanche la moglie se posso sposarmi con una volta. Oggi non è permessa, perché oggi siamo tutti debolissimi, anche se uno può essere come Bill Gates, però ecco, Bill Gates si è divorziato con la moglie, perché anche se ha tanti soldi, però non è parte del suo intima personalità. Oggi i maestri hanno capito, la gente sono schiavi dei loro interessi animaleschi. Non è possibile di avere più di una moglie, perché non potrai amare due donne nella stessa maniera. E allora, però, una volta soltanto la donna era, doveva essere di un marito. Allora dice la Gemara, siccome i suoi azioni assomigliavano ad un animale che cosa interessa? Star bene, di grattarsi contro il muro, anche se fa cadere il muro, non interessa. Io ho qualche, diciamo, mosca che mi sta stuzzicando, allora io mi piace mangiare, mangia, dorme, non interessa. Cos'è un animale? Piacere. Una persona che mette i suoi interessi soltanto per il piacere è tipo animalesco. Ecco perciò il corban che corrispondeva alla natura della persona, ecco perciò una sotà, questa donna che era, diciamo, in dubbio se era fedele o no, allora portava un sacrificio d'orzo perché lei si è comportato come un animale. Allora, quando noi siamo usciti dall'Egitto, Hashem ha detto agli ebrei, pubblico, portate un sacrificio d'orzo perché voi assomigliate agli animali. Contate sette settimane. Perché ci sono, queste già Kabbalah, ci sono sette attributi al cuore e ognuno di questi sette è composto di sette livelli, sette per sette sono 49, in questi sette settimane, 49 giorni, per favore meditate, lavorate con i vostri sentimenti, con le vostre abitudini animalesche, e rettificateli, metteli a posto. E Baruch Hashem hanno raggiunto proprio la perfezione dopo sette settimane, ecco perciò hanno ricevuto la Torah. Però dopo, col peccato del vitello d'oro, di nuovo hanno piombato giù e siamo ancora a questi livelli, come abbiamo parlato e come si vede proprio, diciamo, nella strada. La gente sono soltanto interesse di certe cose superficiali. Una volta i poveracci, allora mettevano pantaloni che avevano buchi, perché non avevano soldi. Oggigiorno si paga doppiamente per avere pantaloni con i buchi. Buchi nei posti giusti, capisce che si interessa, diciamo. E le donne, diciamo, anche se loro hanno, anzi, c'è meno stoffe, però costa sempre di più. E allora, perché siamo animali, abbiamo soltanto interesse per le cose piacevoli come un animale. E allora, oggigiorno, siccome, come abbiamo parlato, dobbiamo rivivere le nostre solennità, dopo Pesach dobbiamo arrivare a Shavuot che avremo un interesse sincero di avere a che fare con la parola, con l'intento di Hashem farlo felice. E questo periodo viene chiamato Sefirat HaOmer, il conteggio da quando abbiamo
sacrificato Omer, questo Omer è una misura di 2,5 kg circa, d'orzo. Allora questo periodo che va da Pesach a Shavuot viene chiamato Sfirat HaOmer, un conteggio di queste 2,5 kg d'orzo. Però Sfirà, oltre a tradurre come conteggio, viene chiamato anche fare brillare. Noi sappiamo, quelli che hanno studiato un po' di Kabbalah, allora sanno che ci sono i 10 Sefirot. Sefirot vuol dire illuminazione, energie di Hashem, che Hashem ha creato il mondo tramite questi 10 Sefirot. Allora Sefirat HaOmer vuol dire che dobbiamo illuminare questi 2,5 kg d'orzo, vuol dire che dobbiamo illuminare la parte animalesca che è dentro di noi. Questo è la ragione perché Hashem, lui ha ordinato nella Torah che ci deve essere questo periodo di 7 settimane. Allora, noi sappiamo che la Torah, come abbiamo parlato migliaia di volte, Torah vuol dire insegnamento. E allora l'insegnamento abbiamo dalla Torah. Allora, noi sappiamo che i maestri, loro hanno sistemato che le parti della Torah che si legge di Shabbat corrispondono al tempo quando vengono letti. Per esempio, prima di Shavuot, prima Shavuot è la solennità quando abbiamo ricevuto la Torah, allora prima di Shavuot, della, come si chiama in italiano? Pentecoste del 50, del 50° giorno, e allora deve essere letto, così hanno sistemato i nostri maestri, la parasha, la parte del Bamidbar, che viene tradotto male come Bamidbar. Il quarto libro della Torah, del Pentateco, inizia in ebraico Bamidbar, viene tradotto come Numeri. Il Shabbat, primo di Shavuot, è assolutamente doveroso di leggere Parshat Bamidbar. Perché cosa c'entra Bamidbar? Bamidbar vuol dire nel deserto. Si parla che gli ebrei erano nel deserto, perché prima di ricevere la Torah, come è accaduto 2330 qualche cosa anni fa, che abbiamo ricevuto la Torah, ogni anno quando noi ci prepariamo, Hashem ci dà nuove possibilità, nuove profondità di poter capire la Torah. Ecco perciò dobbiamo leggere Bamidbar nel deserto, l'inizio del libro Numeri. Perché uno può dire la Torah è stato dato nel deserto, noi viviamo in città moderne, sviluppati, la parola di Dio non corrisponde alla nostra vita, diciamo, high tech. In quei tempi nel deserto non si poteva vivere. Hashem appositamente ha scelto il monte di Sinai di dare la Torah. Questo è un posto che non è abitabile, perché la Torah non è stato dato per utilizzare e studiarlo e viverlo nel deserto. Il deserto è soltanto finché arrivate in Israele, dove sarà un paese abitabile. Quindi è stato dato nel deserto per prepararsi a tutti i posti dove abiteremo. E poi un'altra cosa, nel deserto non si può vivere. Se uno, diciamo, non ha acqua, non ha protezione,
una morte sicura, e questo è l'insegnamento che deve essere proprio letto Bamidbar prima di Shavuot, senza aderire alla volontà di Hashem, siamo in pericolo come una persona che si trova nel deserto. Ecco perciò, per darci questo insegnamento, i maestri hanno stabilito che prima di Shavuot deve essere proprio letto Bamidbar, perché questa è la preparazione per ricevere la Torah di Shavuot. Durante queste 7 settimane ci sono altri 7 parshiot che si deve leggere. Allora, questo Shabbat leggeremo Parshat Kedoshim, che questo è nel Levitico, capitolo 19, brano 1. Inizia la parasha di Kedoshim. Vuol dire che l'insegnamento come vivere questo periodo del Sefirat HaOmer sono proprio presenti in questi parshiot che dobbiamo studiare, meditare, vivere questi parshiot per poter vivere una vita, diciamo, umana, non una vita animalesca. Animali non sono stupidi. Loro si vede che quando proprio sulla strada si parla con i cani, i gatti, eccetera. Però animali vuol dire piacciono star bene, quello che va bene per loro. Invece una persona, anche se va bene per loro, diciamo, mangiare tanto, però non è sano, quindi si paga dopo. E quindi, come vivere bene, allora si guarda cosa sono gli insegnamenti di queste settimane. Allora, guardiamo Levitico 19, 2. Allora, Davvero el kol adat bnei Israel parla a tutta la comunità dei figli di Israele, bi amarta lehem e di a loro, kedoshim tihiu, allora stiate santi, perché? Ki kadosh ani Hashem Elokechem, perché io, l'Eterno, il vostro Signore, sono santo. Allora, abbiamo parlato già diverse volte che cosa vuol dire santo. Santo vuol dire diverso. Diverso. E allora Hashem dice a tutti noi: dovete essere diverso, vivere in una maniera diversa da tutta l'altra gente. Per parlare di diversità, abbiamo parlato dell'Arona Kodesh, dell'armadio santo, dell'armadio diverso, perché in un armadio normale si mette scarpe, si mette, diciamo, indumenti. Invece, dove si appoggia i libri della Torah è un armadio diverso, si mette soltanto la Torah e nient'altro. Allora, quando si parla di qualche cosa diverso, allora si parla di più o meno di due cose che hanno molto in comune. Un armadio normale, si mette scarpe, si mette camicie, eccetera. L'armadio dove si custodisce il Sefer Torah è un armadio diverso. Parlando di cose materiali, è possibile di dire un aereo F-35 è diverso di un chicco di sabbia?
cioè non c'entrano una cosa con l'altra. Cioè, sono due cose che non è diversità. Si può dire che un F-35 è diverso di un elicottero. Questo sì, perché sono più o meno, fanno più o meno, però questa è una cosa e questa è diversa. E allora, quando nella nostra parasha si parla che Hashem ci ordine di essere diverso, vuol dire Hashem ci sta insegnando per poter diventare persone serie, umani davvero, non animalesche, dobbiamo comportarsi nelle stesse cose che tutto il mondo, così fanno tutti, noi dobbiamo fare in una maniera diversa. Interessante, ci sono 613, diciamo, precetti nella Torah. Allora normalmente quando Hashem tramite Mosè dice di fare qualche cosa agli ebrei tramite Mosè, allora c'è scritto davvero pari agli ebrei. Invece qui, in brano 2, davvero parli el kol adat bnei Israel, a tutta la comunità. Non ci sono altri posti dove c'è scritto Mosè parli a tutti, parli agli ebrei. Perché dice proprio Rashi, commentario Rashi, perché la Torah esplicita che qui deve essere parlato a tutta la comunità, perché dice Rashi, guardiamo la seconda riga di Rashi, la maggior parte delle cose essenziali della Torah vengono descritte in questa parasha, anche se non è una parasha molto lunga. La stramaggioranza dell'essenziale della Torah vengono scritti in questo. Ci sono 613 mitzvot nella Torah. In questo parasha, che ci sono circa 80-90 brani, ci sono 51 mitzvot. 51 mitzvot, ci sono 53 parshiot nella Torah. In questa parasha ci sono 51, proprio, cioè più di 10% delle mitzvot. Ecco perciò la Torah dice parla a tutti, perché è una parasha stra importante. Il Rebbe porta, il Lubavitch Rebbe, il mio maestro, lui porta le parole del Nachmanidi, uno dei maestri di 1900 anni fa. Allora lui spiega che siccome questi insegnamenti sono non facili, perché parliamo di cose che si fanno tutti, però noi dobbiamo fare diverso, come fra poco spiegheremo, allora uno può parlare e pensare, questo è un rabbino, va bene, una persona di un certo livello, wow, ok, comportati così, però la persona che lui lavora con vestiti, diciamo, moderni, se lui vende soltanto vestiti, allora andrà in fallimento, allora non si può chiedere da lui di comportarsi in una maniera. Perciò dice Nachmanidi, anche cose terra terra molto materiale che si fanno tutti, parla a ogni singolo ebreo. Perché? Chi kadosh ani, perché io sono diverso. Io ho creato uomo, dono io. Ho messo la natura che un uomo deve amare e avere rapporti fisici con qualcuno. Però deve essere fatto in una maniera giusta.
Io sono diverso e siccome io ho messo una parte integrale dei vostri corpi, il vostro anima non è soltanto nel cervello o in paradiso. L'anima è dentro il vostro corpo umano. E allora io ho dato a voi una parte integrale di me che io sono, così c'è scritto nel brano, Kikadosh, perché io sono santo, il vostro energia. Allora perciò anche voi dovete comportarsi in una maniera diversa. Allora Rashi, lui spiega le cose che non sono chiare, e allora lui nel primo brano 2, che cosa intende la Torah dire siate santi? Allora porta che quando si parla di rapporti illegittimi, allora la Torah utilizza la parola di essere santo. E allora porta di Levitico 21, una donna zonava halala, una donna di strada che è desecrata, non avere rapporti con lei, perché io sono Hashem che vi santifica. Allora quando si parla di santificazione, si parla proprio della vita intima fra uomo e donna. Allora quindi la prima cosa che ci viene parlata in questo parasha, che dobbiamo noi santificare il nostro rapporto con le nostre amati, che sia basato non soltanto sul piacere fisico, ma che sarà un'unione tra fisico e spirituale. Allora viene spiegato nella Gemara che quando uno, e anche nella Kabbalah, che quando uno ha un rapporto con la moglie dopo matrimonio, allora nel momento dell'intimità, oltre ad essere uniti col corpo, è assolutamente doveroso di anche baciare la moglie, perché il bacio è il modo di unire anche gli spiriti. Vuol dire un matrimonio deve essere fatto, lavorato, veramente faticato per poter avere un rapporto desiderato da Hashem, ed è in questa maniera che l'amore e l'unione resta in eternità, anche quando manca proprio la parte piacevole fisica di animalesca del corpo, che rimarrà come si deve. Allora sappiamo che hanno preso ragazzi di 18 anni, diciamo, hanno chiesto a 10 ragazzi se loro masturbano. Allora 9 su 10 hanno detto sì, masturbiamo, perché sa, e uno dei 10 era un bugiardo. E allora, quindi dobbiamo veramente lavorare con noi stessi, stare attento dove vanno gli occhi, stare attento a quello che si legge. Dobbiamo vivere una vita spirituale che non è soltanto che ti porta in paradiso. La vita spirituale ti dà la possibilità di vivere serenamente con vero godimento a lunga andata.
Vediamo tutti questi attori e attrici di Hollywood, di Cinecittà, si divorziano due volte all'anno, dice, perché sono animalesche. Lo so che non è facile, però qualsiasi cosa che è di vero valore non viene facile. Qualsiasi cosa di valore viene con difficoltà, però è la natura così. Questa è la prima cosa che dobbiamo cercare di vestirsi in una maniera giusta, e quando si va in strada si deve guardare, diciamo, in una maniera, diciamo, di responsabilità, e non lasciare che il nostro cuore animalesca diventi padrone di noi stessi. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, che per raggiungere Shavuot in una maniera decente, dice nel brano 3, Ish, ognuno, sempre in Levitico 19:3, Ish, ognuno, imo vi aviv tirao, deve avere un timore per sua mamma e per suo padre. Ehi, vi è Shabtotai Tishmoro, ehi, anche i miei giorni di sabato dovete stare attento di non fare dei lavori vietati. Non è una questione di difficoltà, è una questione di testimonianza. Sei giorni della settimana Hashem ha portato diversità in ognuno dei giorni della settimana. Ogni giorno una diversità, guardate all'inizio di Genesi. Sabato, quando è iniziato la prima seconda di sabato, non è stato nessun cambiamento. Lui crea, continua a creare, perché se lui non crea il mondo non esiste più, però non ha portato alcuna novità. Quindi Hashem ci chiede, dimostrate con le vostre azioni che voi credete che io sono il creatore del mondo. Io non ho cambiato nulla durante il settimo giorno, neanche voi cambiate qualcosa. Se uno va in tempio e prende la macchina e accende il motore, ha creato fuoco. Se uno prende l'ascensore, ha creato energia. Ha cambiato il mondo. Prima non c'era questa energia. Ha scacciato il pulsante, ha creato una questione di difficoltà fisica. Io, in casa mia, voglio portare la mia tavola di marmo da una camera all'altra, ho bisogno di 6 persone di aiutarmi. Non è un lavoro, perché non sto cambiando niente. La tavola era prima di Shabbat e adesso è lo stesso tavolo. Ho cambiato posto, però non ho creato niente di nuovo. Allora, deve essere, allora, se una persona desecra la giornata di Shabbat, vuol dire che lui non crede in Hashem. Dice che crede, però non lo crede, perché sta facendo completamente diverse cose che Hashem non ha detto. Ok, allora guardiamo adesso questo secondo mitzvah. Ogni persona deve avere timore del suo madre e del suo padre. Questa è una cosa che ogni persona decente dà rispetto a papà e mamma. Allora, come abbiamo parlato, Kedoshim vuol dire diversità, vuol dire nella stessa cosa che tutti fanno così, noi fanno in un'altra maniera. Allora, ognuno deve avere timore della madre e del padre.
capisco. Io ho faticato tanto, mio papà è diventato 85, divento un po' insopportabile, però lui ha diverse case e voglio che lui va al notaio e diciamo mi scrive diciamo una bella porzione per me, e quindi io ho timore del mio papà e della mia mamma. Una persona diciamo normale ha timore e dà rispetto a papà e mamma perché vuole avere diciamo dopo 120 anni. Invece quando parliamo della mitzvah di avere timore di papà e mamma in una maniera diversa, come fanno tutti, però noi facciamo diversi, parliamo di avere timore del papà, della mamma e della papà, anche se ormai loro sono immobili dei loro letti e ho già firmato con notaio, è tutto già, aspettiamo soltanto loro l'ultimo respiro e poi tutto viene passato a me. E allora che timore posso avere per il mio papà e mamma? Nessun timore, ho già tutto in mano. Mio papà non ha la forza di, diciamo, prendere la pistola e, diciamo, il grilletto. E allora non posso avere timore di lui. E che cosa vuol dire? Che uno deve avere timore della mamma e del papà? Allora, il vero senso di queste parole sono non avere timore dei soldi che lui loro mi lasceranno, no. Avere timore di non fare qualsiasi cosa che gli può dare fastidio a loro. Questo è il timore che una persona deve avere. Questo anche tutta la gente osservano questa mitzvah di avere rispetto e timore, però come intende la Torah, pochi sono della gente comune che loro vivono con questo timore di non fare qualsiasi cosa che può dare fastidio ai genitori. Questo è il vero senso. Ma perché è così importante di non dare alcun disturbo a papà, mamma, mamma e papà? Perché? Perché loro mi hanno dato la vita. Una persona, e questo è l'insegnamento, come si può arrivare a Shavuot di essere persone serie e di essere persone che fanno governare la testa, l'anima sul corpo. Una persona deve sempre ricordare che tutto quello che io ho, tutto quello che sono io è grazie a papà e mamma. Non devo mai dimenticare che senza di loro io non c'ero. E questo di ricordare che io sono di secondo grado, mio papà e mamma sono di primo grado perché loro mi hanno dato la vita. Questo è la base che ti dà la possibilità di essere una persona seria. Deve sempre ricordare quelli che ti hanno dato tutto quello che hai. Ecco perciò subito dopo che parla la Torah del rispetto dei genitori, ascoltate, osservate le mie Shabbatot. Perché i tuoi genitori ti hanno dato la tua vita materiale, ma io, Dio, ho dato tutto, crea tutto il mondo, ogni secondo, 7x24, ogni secondo, io vi do tutto. E se voi non vi rendete conto di questo, siete egoisti al massimo,
non sarete capaci mai di avere un vero amore per la vostra moglie, perché è tutto quello che vuoi prendere, perché io sono il massimo, il centro di tutto. Per poter vivere una vita decente, moralmente, con felicità a lungo andato, e soltanto con l'istruzione della Torah. Vi voglio tanto bene, mi dispiace molto, molto che nessuno, oltre a Rosana e Romana, Antonio, Nico, Marco, poca roba, ci sono amici 3500 qualche cosa, follower, non so la differenza con i follower, non lo so, però 5 o 10, facciamo 10, mi dispiace molto, non lo so ancora perché io ho detto che prima di Pesach non posso insegnarvi perché cioè, il rabbino quando va al supermercato deve pagare, non dice io sono rabbino, quindi ho dovuto sospendere le lezioni perché per Pesach ci sono tante spese eccetera, allora quindi non posso diciamo fare mia moglie aspettare, cara, sono rabbino, mi dispiace però, allora quindi ho dovuto sospendere. Non ancora ho avuto il sonno, tornato soltanto ieri sera da Sudafrica che abbiamo Baruch Hashem due figli, una figlia e un figlio, e sono arrivati altri due figli dall'America, eravamo in 4 figli, tanti nipoti, Baruch Hashem siamo tornati ieri, diciamo pomeriggio, però oggi volevo stare con voi a insegnare perché vi ho pensato tanto, però non lo so quanto avete diciamo messo nella banca, nel paga postpay, non lo so, e quando avrò tempo guarderò, spero, però, non lo so, social tutto gratis, non ho capito bene, cioè non si può dividere fra la vita spirituale e la vita materiale. Per star bene a lungo andato, materialmente e spiritualmente, non c'è un altro modo, ma soltanto aderire alla volontà di Hashem anche nel 2022, è lui padrone del mondo. Vi voglio bene e spero che mi disturbate, perché non è un disturbo. Io aspetto le vostre telefonate. Quando Marco da Varese mi ha chiamato, mi ha dato un grande piacere. Grazie Marco, anche Angel. E che Hashem vi benedica e speriamo prossima settimana ci incontriamo. Non so, c'è poca gente che mi hanno mandato, diciamo, messaggeri, si vede che tra poca gente ascoltano oggi la lezione. Che Hashem vi benedica, ci vediamo prossimo mercoledì, fate sapere ai vostri amici che, diciamo, sono tornato, speriamo possiamo vivere insieme tanti tanti anni, tanto tempo finché arriva Moshiach. Shabbat Shalom. E vi voglio tanto bene, Baruch Hashem, Shalom.